Ciao a tutti e benvenuti / bentornati su un video Girl Talk. Solita mini premessa, questi video non sono fatti per escludere nessuno, siete tutti benvenuti a prescindere da chi siete. Si chiama Girl Talk solo perché replica un po' quel mood da pigiama party, discorsi intimi con le amiche, e questa è l'idea a cui si ispira questo format, tutto qua. Parliamo di argomenti intimi, personali, consigli, tutto più possibile privo di stereotipi, tabù. La primissima domanda è di Sara che mi chiede: hai mai avuto problemi di ansia? Sì, ho avuto assolutamente dei periodi in cui ho avuto difficoltà dal punto di vista dell'ansia, in particolare in uno specifico periodo della mia vita che è stato il mio primo anno di università. Ci sono stati alcuni episodi, delle situazioni in cui mi sono trovata che per la prima volta mi hanno fatto provare proprio questa sensazione, cioè proprio momenti in cui non riuscivo a respirare, andavo un po' proprio in crisi, in tilt, cuore che batteva forte, delle situazioni che mi hanno fatto sentire non in controllo e mi sono sentita molto bloccata in quelle situazioni, e quello ha scatenato in me appunto questi mini attacchi di panico per la prima volta in vita mia. Poi un periodo in cui proprio direi che invece più che attacchi di panico ho avuto un'ansia più quotidiana proprio, è stato alla fine del mio secondo anno di università. Dovevo fare un esame di neuromarketing che non so perché ho fatto esami anche più difficili l'anno scorso, in realtà ho fatto un esame che veramente è stato, confrontandolo, mille volte peggio, ma non so perché non l'ho minimamente vissuto allo stesso modo. Quell'esame al secondo anno di università mi ha mandata molto in tilt, e in quel periodo veramente sono arrivata a dei giorni in cui ero all'università e appunto avevo questi momenti proprio forti di respirazione accelerata e di batticuore. Anche mi ricordo benissimo un giorno in cui ero andata in farmacia a chiedere: datemi qualcosa. Avevo provato uno di quelle tipo integratori naturali che dovrebbero alleviare l'ansia, non mi aveva aiutato particolarmente, credo, e dopo quello ho avuto sempre dei piccoli sprazzi. È una cosa che ogni tanto mi capita, sono sempre comunque quando ho questi periodi di ansia, attacchi di panico, cose del genere, sono sempre legati a qualcosa, non sono mai totalmente random. Per come la vivo io, in realtà appunto di solito è sempre legato a un periodo in cui mi sento poco in controllo, c'è una cosa che mi fa sentire inadeguata, non so, vado nel panico quando appunto mi sento non in controllo della situazione, come se la situazione fosse più grande di me, o se c'è un periodo in cui sono proprio molto sopraffatta dalle cose, ho troppe cose a che pensare, mi sembra di non riuscirci, e quindi lì ho dei piccoli episodi magari in cui vado in tilt, si accumula questa sensazione di stress, di ansia per qualche motivo, e poi ho questi mini attacchi proprio di panico. Direi che ne soffro per fortuna relativamente poco, solo in certi periodi, ed è sempre legato a cause ben riconoscibili. In quei momenti, a livello di soluzioni, non ne ho proprio una grandiosa da proporre, nel senso che ho provato appunto magari gli integratori eccetera, non mi hanno mai particolarmente aiutata, e l'unica veramente cosa che mi ha aiutato era o avere quel momento effettivamente di sfogo e poi cercare dal giorno dopo magari di rimettermi in sesto e sistemare un po' la mia vita, più che altro sotto forma di piano, appunto perché di solito mi capita quando mi sento di non avere il controllo, mi aiuta di solito mettere le cose per iscritto su un foglio bianco, vedere chiaramente cosa devo fare, cercare una soluzione proprio concreta al come farlo. Però mi rendo conto che ci sono anche volte in cui semplicemente è un periodo in cui mi sento sopraffatta e non c'è piano che mi possa aiutare. Non so se è stata una risposta molto utile. E Gine Spagnesi mi chiede, sempre a proposito di ansia: cosa fare per ridurre l'ansia sociale? Questa anche legata alla mia timidezza, l'ho sentita in molte situazioni, sono sempre andata molto in tilt, tutte le situazioni sociali con molta gente appunto, soprattutto che non conosco, magari alle feste o cose del genere. La mia soluzione, a parte avere magari un amico, se alla festa o in quelle situazioni c'è un qualche amico, soprattutto se è un amico estroverso che riesce ad aiutare, fantastico. Io mi sono sempre molto aggrappata magari a una persona con cui ho più confidenza, perché appunto essendo timida, avere quell'ancora di un qualcuno di conosciuto aiuta molto. Quando questo non è possibile, non lo so, nel senso, forse è una cosa che un po' si riesce a imparare negli anni, mi sento di essere diventata un po' più brava a non farmi prendere troppo dall'ansia sociale in quelle situazioni e a provare a sentirmi a mio agio, buttarmi verso qualcuno, parlare e a quel punto cercare qualcuno a cui aggrapparmi, magari un gruppetto di persone, e se riesco un po' a sbloccarmi con qualcuno da lì diventa più facile, perché già sento lo spazio come meno sconosciuto e ho comunque una qualche figura di riferimento, anche se qualcuno che ho appena conosciuto ma con cui ho instaurato un qualche minimo tipo di rapporto, di legame, già mi aiuta moltissimo e serve appunto quel piccolo magari sprint iniziale per aprirsi, ma poi va molto molto meglio. Non so se vuole rimanere anonima, non l'ha specificato, ma
è una domanda un po' più personale, quindi per sicurezza la tengo anonima. 17 anni, non ho dato il primo bacio e mi sento sbagliata a disagio con le mie amiche. Lo capisco perché in quel periodo soprattutto c'è molto il paragone, ci si raccontano queste cose le prime volte e quindi capisco che ti possa capitare di sentirti magari un po' esclusa. È ok, cioè è veramente, veramente ok, non c'è un'età giusta per nessuna cosa in generale, non c'è un'età giusta per la prima volta, per il primo bacio, per andare all'università, per iniziare a lavorare, veramente ognuno segue un percorso di vita proprio e capisco che in quell'età la pressione del gruppo si faccia 100% sentire, veramente lo so, non voglio fare finta che non sia così, però ricordati sempre che ha totalmente senso fare le cose con i tuoi tempi, cioè nessuno ti deve obbligare o fare sentire la pressione di dover baciare qualcuno tanto per. I baci sono belli se si è con qualcuno di cui ci si fida e che è una persona con cui ci si sente a proprio agio, quindi non è una cosa da forzare. Quando capiterà la situazione sarà bello, bellissimo, e nel frattempo fatti raccontare dalle tue amiche, ma cerca di ricordarti che ognuno fa queste cose con i suoi tempi ed è giusto così. Cosa pensano i tuoi genitori del fatto che sei bisessuale? Ti adoro. E questo me lo scrive Lalla. Ciao, grazie, un super abbraccio. In realtà non è un argomento di cui parlo così tanto con i miei, ma perché non lo so, i miei non mi hanno mai appositamente fatta sentire a disagio nel parlare di queste cose. Però rispetto anche ad altre mie amiche, non sono mai stata la persona che anche magari al liceo, quando, non so, ha avuto la sua prima volta, così correva a raccontarlo tipo a sua mamma. È bello avere quel tipo di rapporto, in realtà io e mia mamma siamo super in intimità, parliamo di tutto. Quindi se mi chiede cose poi non è sicuramente una cosa di cui mi vergognerei. Però non mi viene neanche da parlargliene più di tanto. So che i miei genitori mi adorano a prescindere dal mio orientamento sessuale. Non credo che questo abbia cambiato la loro idea di me. Di sicuro non ha cambiato il loro amore per me. Però non so, non abbiamo mai veramente parlato di cosa ne pensano e come si sentono a riguardo. Forse dovremmo, però sì, sono argomenti in generale quelli più sull'amore, sulla vita sessuale, ma anche appunto sull'amore, sulle relazioni, di cui non mi viene troppo da parlarne con loro. Non so perché, perché davvero sono super aperti e non so da dove viene questa cosa. In ogni caso lo sanno, a parte il fatto che vedo i miei video, quindi probabilmente stanno vedendo anche questo video e quindi lo sanno assolutamente, sanno tutto di me. Non è che me ne vergogno o non voglio, però sì, non mi è proprio venuto da dire ehi, devo parlarvi di una cosa, perché un po' mi imbarazza. È forse un po' anche normale che non venga da parlarne troppo con i propri genitori, non so. Lucia mi scrive: che rapporto hai con il tuo corpo? È cambiato negli ultimi anni? Allora, il rapporto col nostro corpo, secondo me, nella vita in generale è una cosa che sarà sempre in costante evoluzione e a cui si lavorerà un po' sempre nella vita. Il mio non l'ho mai particolarmente amato, cioè ci sono tante cose del mio corpo che non mi piacciono, che forse non mi piaceranno veramente mai. I social rendono difficilissimo, ancora più difficile di quello che già è l'amare il proprio corpo, perché si è esposti a questo paragone costante con altre persone, con le loro foto dall'angolatura migliore, in versione migliore, e per quanto sappiamo che non sia realistico, che non si dovrebbero confrontare, bla bla, impossibile non farlo, credo che sia molto umano. E poi credo veramente che anche le modelle di Victoria's Secret, le più belle del mondo, non siano totalmente a posto con il proprio corpo. Credo proprio che sia un'esperienza umana, quella di essere sempre un po' insoddisfatti e di paragonarsi con gli altri, soprattutto appunto nell'era di oggi dei social. Tu chiedi se il rapporto con il mio corpo è cambiato negli ultimi anni. Ho molto imparato col mio fitness journey dell'anno scorso a amare il mio corpo per quello che può fare, quindi in modo scollegato dall'aspetto. Ho proprio molto imparato ad amare quella sensazione del essere più forti, del riuscire ad allenarsi, a fare dei movimenti che non si sarebbero saputi fare prima, cioè proprio quell'evoluzione, quel miglioramento da quel punto di vista, cioè delle capacità. Quello l'ho sentito ed era una cosa nuova per me e mi è piaciuta molto. È la prima volta veramente in vita mia in cui ho imparato ad amare il mio corpo da quel punto di vista. Detto questo, dal punto di vista poi estetico, di guardarsi allo specchio, ci sono stati alcuni momenti, ma sono stati pochi, quelli in cui proprio mi guardavo allo specchio e dicevo wow, il mio corpo è diventato più tonico, e in cui veramente dicevo wow, mi piace il mio corpo. Ho sempre invidiato quelle persone che geneticamente, senza fare il minimo sforzo, hanno un corpo perfetto, perché purtroppo è anche una questione di genetica. Cioè io potrei allenarmi ogni giorno della mia vita e comunque non avere il corpo come quello di alcune modelle o persone anche solo che conosco, che hanno quei corpi perfetti sempre e comunque. Quindi è sicuramente una cosa con cui bisogna un po' fare pace, perché credo che non sarò mai pienamente soddisfatta, 100% sicura per sempre del mio corpo.
Credo che sarà sempre un rapporto in evoluzione, magari in certi periodi io e lui saremo in pace, in altri periodi no. Quello che posso fare è cercare il più possibile di evitare i paragoni quando mi viene da farli, o ciao Ron, o appunto cercare di ricordarmi di apprezzarlo per quello che sa fare e non per come lo vedo allo specchio. Più facile a dirsi che a farsi, però ci provo, questo sicuramente. E già questa è una cosa appunto nuova degli ultimi anni, perché prima dicevo, boh, il mio corpo è così, basta, quindi inutile fare ginnastica. Appunto ho molto imparato sicuramente quanto la ginnastica è bella dal punto di vista psicologico e quanto dà soddisfazione, appunto, a parte il vedere i cambiamenti fisici, anche solo il vedere wow, so fare una cosa nuova, e quello è un tipo di amore per il proprio corpo diverso, appunto scollegato dall'aspetto che ha da fuori. Ilaria chiede come ci si allontana dalle amiche tossiche. Un bacio Emma, un bacio anche a te. Io tendenzialmente l'ho sempre fatto gradualmente, nel senso ho sempre preferito, piuttosto che avere un super momento di litigio, soprattutto in questi casi in cui non c'è una vera cosa da risolvere, ma sei semplicemente tu che capisci che queste persone non ti fanno stare bene, non è nemmeno colpa loro, cioè non è neanche che, almeno nei miei casi non è neanche che mai ho davvero odiato delle persone, anche se so che non fanno per me. Quindi ho sempre io preferito in realtà allontanarmi un po' gradualmente, cioè magari appunto da me hanno smesso di esserci proposte del vediamoci, e dopo un po' probabilmente l'altra persona capisce e smette di essere l'unica che ti scrive, ti chiama, se tu non dai nessun tipo di input. Se invece, e anche questo va benissimo, anzi è bello ed è giusto, avete modo di avere un confronto sulla questione, fatelo, cioè è sempre bello parlarne. Appunto io ho sempre preferito evitarlo, perché è difficile dire una cosa del genere senza essere appunto aggressivi, cioè è brutto anche forse tutto il concetto della persona tossica. Credo più che i rapporti possano essere tossici, mi piace più pensare, perché io credo che sia così, che un rapporto tra due persone è tossico e non funziona per come io sono fatta e per come l'altra persona è fatta. Magari per un'altra persona è fantastica, best friends, migliori amici, si trovano benissimo insieme, però appunto le sue energie, il suo modo di fare col mio hanno una combinazione non positiva, perché magari alcune sue tendenze funzionano male con le mie, quindi finisce questa persona per approfittarsene, non perché è un mostro, una persona orribile, ma proprio per il nostro modo di incastrarci e funzionare insieme. Proprio per questo di solito cerco di evitare di parlarne, ma perché, o meglio, ne parlo magari, ma dopo, quando se ne parla un po' e ci si dice cosa è successo, però nel momento di rottura di solito cerco sempre solo di allontanarmi, e l'altra persona di solito capisce e si allontana a sua volta. Proprio per non avere questo momento magari in cui le emozioni sono forti e ci si arrabbia e appunto magari si rischia di dire sei una persona tossica, ti odio, io preferisco fare così. Però non dico che sia il consiglio giusto, cioè in realtà parlarne, se c'è modo di avere un confronto, ben venga, è sempre bello chiudere avendo chiarito, o appunto se l'altra persona chiede un chiarimento io sarei assolutamente sempre iper disponibile a parlarne. Però sì, forse non mi viene tanto da dire ok, parliamo e chiudiamo l'amicizia. I litigi, per come li vedo io, più che conclusivi, dovrebbero essere tesi al cercare una soluzione, un compromesso, e in certi casi semplicemente non si è compatibili, cioè le cose non funzionano e non c'è niente che l'altra persona possa fare per risolvere la cosa, semplicemente non si sta bene insieme, non ci si rende felice a vicenda, ed è ok, purtroppo a volte capita, è difficilissimo da accettare quando un'amicizia non funziona per cose che non si possono veramente controllare a pieno, però purtroppo capita, e capita anche spesso. Non si può essere compatibili con ogni persona in questo universo, ed è ok, cioè troveremo tutti la nostra persona prima o poi, o anzi le nostre persone. Però sì, questo è quello che ho fatto io, o cercare di allontanare in modo un po' naturale, o se questo non è possibile perché l'altra persona non capisce, continua di riusciamo, vediamoci, parlarne in modo più calmo, rispettoso, aperto, trasparente possibile. E l'ultima domanda per oggi me la fa Mari Lus, non so se ho pronunciato bene il tuo nome, scusami. Mi chiede, secondo te è possibile essere amica di una persona per la quale provi e hai provato attrazione fisica? La domanda da $1 milione. Allora, secondo me sì. Onestamente, la vedo più difficile nelle relazioni vere e proprie. Partiamo dalla premessa che tutte queste sono mie opinioni ed esperienze personali. Le opinioni potrebbero cambiare perché la vita è lunga e io non sono un saggio che vive sul monte, sono un essere umano che sta vivendo esperienze, quindi non ho la risposta magica a tutto. Queste sono mie esperienze di vita, per ora mie opinioni, siete liberissime di pensarla in modo diverso. Però io per ora non sono mai riuscita veramente ad essere amica di un ex, non ce l'ho neanche mai provato, ma anche perché per me nessuna delle due relazioni che ho avuto prima di quella attuale in vita mia è mai cominciata da un'amicizia, non mi è mai capitato, e quindi le relazioni erano davvero solo sentimentali, cioè non avrei motivo di vedere queste persone, per quanto magari
io tenga loro e pensi comunque che siano brave persone, mi piacerebbe anche ogni tanto magari sapere come va la loro vita, però non c'è effettivamente quel tipo di rapporto innocente, diciamo, c'è sempre, c'è un qualcosa di sentimentale, c'è un super trascorso dietro, soprattutto quando la relazione magari è stata di anni, che per me sarebbe super difficile vedersi e essere veramente amici senza quel enorme bagaglio che c'è dietro. Invece il discorso dell'attrazione per me è diverso. Io ho amici e amiche con cui ci sono stati trascorsi dal punto di vista magari più fisico, più brevi, cioè non proprio una relazione, ma un ci si è baciati, oppure c'è stata attrazione reciproca, qualche tipo di rapporto intimo. Questo mi è capitato. Ho uno dei miei super migliori amici che c'era un periodo in cui gli piacevo e c'era tutto un po' di tensione da questo punto di vista. Sono sempre stati casi in cui l'amicizia precedeva l'attrazione, e l'attrazione magari è sfociata, ma è una cosa molto piccola e breve che non è diventata appunto un'enorme relazione con un enorme bagaglio dietro. E in quei casi per me è molto in realtà facile passare oltre e dire ok, ti voglio comunque bene come essere umano, punto. Il trascorso è una vita fa passata acqua sotto i ponti, e quindi torniamo a rivederci, voglio sapere come stai, come va la vita, torniamo a quel rapporto solo di mi importo di te come persona, ci vediamo, a prescindere da quello che è capitato, a prescindere dall'attrazione. Però, ripeto, questa è veramente mia esperienza, quello mi è capitato più volte in vita mia, anzi, come sapete, poi una delle mie migliori amiche è la ragazza con cui ho scoperto di essere bisessuale, perché vi ho raccontato questa storia, siamo amiche tuttora e non è weird, non è un segreto, ma non è nemmeno una cosa che ci impedisce di essere amiche e di volerci bene, e mi importerà sempre di lei a prescindere. Appunto, diverso un po' con un ex, perché con i miei ex appunto non ho mai veramente avuto una pura amicizia senza quel super bagaglio della relazione intorno. E questo è quanto per oggi, grazie di avermi ascoltato chiacchierare per un po', fatemi sapere quali sono le vostre opinioni, apriamo un dialogo qui nei commenti, assolutamente super liberi, ed è ok ed è giusto che abbiate opinioni diverse dalle mie, basta che siamo tutti tranquilli e rispettosi nei commenti e possiamo parlare di tutto quello che volete. E per il resto noi ci vediamo nel prossimo video e nel prossimo Girl Talk.